Se oggi viaggiamo attraverso la Polonia orientale, verso i confini con l'Ucraina piuttosto che con la Bielorussia, faremo molta fatica a distinguere le tracce di quello che è stata la tragedia dell'Olocausto. Faremo fatica perché in molti casi, ben prima dell'arrivo dell'Armata Rossa, i massacratori hanno fatto sparire le tracce. L'hanno fatto per nascondere al mondo la vergogna di quello che è stato fatto in quei posti. Ne conosciamo il nome, conosciamo il nome di Treblinka, conosciamo il nome di Chełmno, di Bełtek, ma c'è un nome particolare, un nome che gli stessi massacratori cercano di cancellare dalle mappe, non per celare al mondo la vergogna, ma per non lasciare nessuna traccia del loro fallimento, perché in quel luogo, molti, molti anni fa, era l'ottobre del 1943, i reclusi si ribellarono e assaltarono gli alloggiamenti dei loro aguzzini e cercarono una via di fuga. Questa è la storia della grande fuga da Sobibor. L'anno è il 1943, il giorno è il 14 ottobre. È un giorno molto particolare per i forzati di Sobibor, perché è un giorno che equivale alla parola libertà. Se oggi noi andiamo dove sorgeva il campo di Sobibor, troviamo un piccolo villaggio, un villaggio come tanti altri, nella Polonia orientale, le casette colorate a un piano, massimo due piani, i campi ordinati, gli orti, perché ogni casetta ha il suo orto, e quello che resta della ferrovia. Capiamo che era una ferrovia perché c'è ancora la spianata, anche se i binari sono stati tolti a qualche anno, c'è ancora la piattaforma di cemento e soprattutto c'è ancora il cartello, che è lo stesso sin dagli anni 40. Si legge proprio il nome, Sobibor. È un nome che all'epoca diceva poco o nulla, finché nell'inverno del 1942 l'Aktion Reinhard, l'operazione conosciuta in onore di Reinhard Heydrich, il boia di Praga ucciso dai commandos cechi durante l'operazione Anthropoid, decide di dedicare quella zona della Polonia occupata dai nazisti per la costruzione di un nuovo Vernichtungslager, non un concentrazione lager, quindi non un campo di concentramento, un campo di sterminio. Un campo il cui unico scopo è quello di uccidere le persone o subito all'arrivo del treno oppure dopo averle sfruttate il più possibile in vari lavori, perché il campo è attrezzato con una gioielleria, un'officina meccanica, un'officina per la realizzazione di pellami e quindi da un lato c'è uno sfruttamento economico da parte delle SS dei prigionieri che tra l'altro, al loro arrivo vengono spogliati comunque di ogni avere, e dall'altro c'è lo scopo dell'uccisione di massa. Sobibor diventa in breve un campo modello, viene costruito da un esperto, Franz Stangl, che poi dopo qualche mese passa al comando di Treblinka. Un esperto che si è formato, come tanti altri, durante l'Aktion T4, cioè la grande operazione di fine anni 30 di eutanasia all'interno dello Stato nazista. L'utilizzazione dei gas velenosi per uccidere quelli che venivano chiamati Untermenschen, i subumani, cioè gli handicappati, portatori di handicap fisico o anche mentale. Dall'Aktion T4 arrivano molti massacratori. Uno di questi, come si diceva, è Franz Stangl che mette in piedi il lager di Sobibor, è lui proprio a disegnare la pianta e a dirigere i lavori, che vengono eseguiti da un Sonderkommando, cioè un'unità speciale di prigionieri ebrei e polacchi, i quali subito dopo la realizzazione del lager stesso diventano le sue prime vittime. A Sobibor è presente anche una camera a gas con tanto di forno crematorio. Lo schema è molto semplice, i convogli ferroviari arrivano dalla Germania, magari in transito verso Riga, oppure arrivano da altre parti della
Polonia occupata o dal protettorato di Boemia e Moravia, arrivano dalla Francia, arrivano dai Paesi Bassi, arrivano un po' da tutti i lati d'Europa occupati dal tacco nazista. Scaricano il loro carico umano, composto in larga parte da ebrei, ma ci sono anche oppositori, ci sono prigionieri politici, ci sono prigionieri di guerra russi, c'è un po' di tutto. Scaricano, avviene una prima selezione, gli inabili al lavoro, generalmente i vecchi, le donne soprattutto quelle più deboli, i bambini vengono inviati alle camere a gas. Dai cadaveri si recuperano i capelli che vengono rasati prima del trattamento col gas e le protesi, i ponti in oro che vengono fuse nella gioielleria. Chi invece è giudicato abile al lavoro viene portato all'interno del campo, viene destinato all'officina meccanica, viene destinato a spaccare legna nel bosco vicino, viene destinato a lavorare appunto nella gioielleria o nello stabilimento per il trattamento dei pellami. La speranza di vita a Sobibor non va oltre le 3 settimane, è molto difficile sopravvivere più a lungo. Qualcuno magari passa per Sobibor e poi viene destinato a un altro campo, è il caso di molti ebrei austriaci e tedeschi che viaggiano dalla Germania o dalla fu Austria all'epoca annessa o da Theresienstadt nella Boemia e vanno verso Riga dove li attende una morte terribile. Altri invece vengono dirottati poi verso altri campi. In genere comunque un convoglio viene eliminato in giornata. Lo stesso Heinrich Himmler, il Reichsführer dell'SS, si reca in visita nell'estate del 43 a Sobibor e lo legge quasi a campo modello, perché lì l'organizzazione è veramente eccezionale. Viene retta da un allievo e amico di Stangl, perché come si diceva, Stangl a un certo punto cambia incarico, passa a dirigere Treblinka anche con ovviamente una promozione. Al posto di Stangl si diceva arriva un suo amico, si chiama Fritz, per amici Fritz, ma in realtà il suo nome è Franz Lechleiner, è un austriaco, anche lui ha partecipato all'Aktion T4, è un sadico di prima categoria. Il suo vice è Johann Dimmer. Sotto il loro regno, Sobibor diventa un inferno in terra. Si può essere uccisi per qualsiasi motivo, anche tra i prigionieri. Basta un ritardo, non aver spaccato un legno in tempo cronometrato, basta un niente, si viene uccisi con una pallottola in testa o sbranati dai cani. È un vero inferno. Però in quell'inferno c'è sempre la speranza, più di qualcuno vorrebbe scappare da Sobibor. Anche perché quando si arriva a Sobibor, il primo esempio del grande inganno costruito dall'SS è la stazione ferroviaria, in cui si separano gli abili dagli inabili al lavoro e in cui c'è sempre musica, o perché viene utilizzata un'orchestrina di prigionieri, o perché viene diffusa dagli altoparlanti con una voce gioviale che dice Willkommen in Sobibor, benvenuti a Sobibor, benvenuti nella vostra nuova vita. Sembra quasi che sia qualcosa di invitante, in realtà non è così. In realtà ci si prospetta un'esistenza, tra l'altro molto breve, tra tormenti e torture. Però, come si diceva, qualcuno vuole scappare. Quel qualcuno è un ufficiale inferiore dell'Armata Rossa. Si chiama Sasha Pechersky. È russo, figlio di un avvocato ebreo. È lì detenuto come prigioniero di guerra, ma anche come ebreo. È uno schiavo, come tutti gli altri. E ha una buona preparazione militare. Tra l'altro, da una delle guardie, perché Sobibor è retta da ufficiali tedeschi, ma le guardie sono in maggior parte ucraine reclutate lì vicino, da una delle guardie viene a sapere Pečersky di due fatti. Il primo è la rivolta del ghetto di Varsavia, nell'aprile del 1943, quando gli ebrei si sono opposti con poche armi in pugno alla volontà l'SS di liquidare il ghetto e uccidere tutti gli occupanti. Qualcuno si è salvato, la maggior parte è stata massacrata. E poi di una rivolta, un tentativo di fuga a Treblinka. Infine viene informato Pečersky della liquidazione di Bezek, in un campo vicino, anche questo è un campo di sterminio. Gli ultimi sopravvissuti sono stati inviati a Sobibor per quello che l'SS chiama del trattamento speciale, cioè
passaggio nelle camere a gas e poi forno crematorio. Il sospetto che si annida in Pecersky e in tanti altri è che a breve anche Sobibor potrebbe essere destinata a una liquidazione. E la liquidazione significa morte per tutti. Pecersky è già sopravvissuto ad altri campi, ha già provato a scappare in altre occasioni, ma ha capito che ora o mai più non c'è altra via di fuga. Il piano è organizzato per il 14 ottobre, un po' perché Reitlaner, il comandante, è in licenza, al suo posto c'è il vice Niemann, un po' perché il tempo stringe, non si può aspettare l'inverno, perché una fuga d'inverno sarebbe tragica. Il piano prevede di attirare gli ufficiali dell'SS in vari punti isolati del campo, ucciderli e sottrarre loro le armi leggere, le Luger che portano in fondita. Con quelle assaltare l'armeria, armarsi il più possibile e scappare dal cacciaro principale. È l'unico modo, perché d'altronde il campo è circondato dal filo spinato e da barriere elettrificate e in diversi punti sono state posizionate delle mine terrestri, per cui provare a scappare a piedi da altre parti significa morire o falciati dalle mitragliatrici o fulminati oppure saltando in aria sulle mine. L'unico modo per fuggire è il cancello principale. Il piano entra in funzione, come si diceva, il 14 ottobre del 1943. Niemann, che è un sottotenente ed è un uomo molto vanitoso, già in passato aveva manifestato interesse per abiti di pregio. Uno dei sarti dell'officina per il trattamento dei pellami dice che hanno recuperato e riparato un bellissimo cappotto in pelle e lo invita a vederlo prima che altri ufficiali lo vedano e possano reclamarlo. Niemann arriva, vede il cappotto, gli piace molto, lo vuol provare davanti a uno specchio, lo indossa, il sarto finge di prendergli le misure, dice che magari potrebbe ridurre un orlo, potrebbe sistemare alcune cose e dopo che si è voltato dallo specchio, Niemann si trova davanti due prigionieri che improvvisamente gli balzano addosso, accetta in pugno e lo massacrano colpendolo al cranio. Il suo cadavere viene nascosto in un armadio e si fa il possibile chiaramente per coprire la fuga di sangue o l'odore. A poco altri ufficiali e sottufficiali sono attirati sempre con la scusa del cappotto. Lo provano e ogni volta ricevono una bastonata in testa, un colpo d'accetta alla carotide che li ammazza. E si comincia già a radunare le prime rivoltelle. In altri punti del campo altre guardie, altri sottufficiali sono attirati in degli angoli e strangolati. Uno dei prigionieri, un calderaio, uno stagnino, un addetto alle stufe, ha il compito di recarsi proprio nei locali in cui ci sono le stufe, le caldaie del campo, che è attivo all'armeria. Lì c'è una sola guardia e in breve questo ragazzo, che non ha nemmeno 20 anni, salta addosso alla guardia, la pugnala al collo e la uccide. Ruba alcuni fucili dall'armeria, li nasconde in delle coperte e li fa portare fuori da dei ragazzini, in modo tale che non vengano visti. La cosa incredibile è che, nonostante all'appello manchino una dozzina abbondante tra ufficiali, sottufficiali e guardie, nessuno si è accorto di nulla. Il campo è così grande che pare che ci si possa anche nascondere anche tra i guardiani senza che nessuno abbia di che pensare. Quando scatta la dunata del tardo pomeriggio, ormai tutto è pronto per la fuga. Uno dei sottufficiali passa in rassegna le file dei prigionieri. È seguito da una guardia ucraina, col fucile a tracolla. Passando in rassegna le fila, questa guardia a un certo punto fa un'osservazione un po' pesante a uno dei prigionieri, dice che porta il cappello storto, che forse meriterebbe di essere frustato. Dopo mesi e mesi di umiliazioni i prigionieri reagiscono. Questo in particolare, che era stato insultato, fissa negli occhi la guardia ucraina, una cosa che non aveva mai osato fare in precedenza, e gli urla: ma non lo sai, la guerra è finita. E in quel momento estrae la rivoltella che aveva sottratto a uno dei massacratori ucciso in precedenza e gli spara a
bruciapelo in testa. È il segnale. È il momento in cui la massa, 600 prigionieri, comincia una corsa a perdifiato verso il cancello. Le guardie ucraine non sanno come reagire sulle prime. Alcuni che sono sulle torrette di guardia provano ad armare le mitragliatrici, ma vengono presi di mira dai ragazzini che avevano portato i moschetti, i fucili fuori dall'armeria. Si spara da una parte e dall'altra. Alcuni prigionieri decidono di non seguire Pečerski, che è il leader di quella fuga. È lui che dice a tutti: andiamo verso il cancello, bisogna scappare da lì. Alcuni deviano, provano una strada secondaria, che però li porta direttamente sul campo minato, saltano in aria. È un massacro, è una carneficina. Le guardie sparano, vengono uccise a fucilate, altre imbracciano il mitra e cominciano a sventagliare. I prigionieri in massa vanno verso il cancello, lo oltrepassano, fuggono nei boschi. Fuggono quasi tutti. Dei 600 prigionieri di Sobibor, tolti quelli che vengono uccisi dalle guardie a mitragliate, tolti quelli che saltano in aria sulle mine, oltre 300 riescono a raggiungere il bosco. È una grande fuga, una fuga incredibile. Nei giorni successivi, Reitlaner, che torna dalla licenza in tutta fretta, chiama sul posto i rinforzi, chiede i rinforzi dalla polizia militare, chiede i rinforzi soprattutto dalle Waffen SS per dare la caccia ai fuggitivi. Ne recupereranno diversi, verranno quasi tutti fucilati sul posto. Himmler, quando riceve la notizia della grande fuga da Sobibor, più che andare su tutte le furie, è colto da un tremito di paura. Non era mai successo che in un Vernichtungslager ci fosse una rivolta, oltretutto coronata dal successo dei reclusi, e una fuga di massa. Ordina Himmler l'immediata distruzione del lager. Nel giro di poche settimane viene demolito tutto con la dinamite, con lo crematorio, il locale docce per la disinfezione, che in realtà era la camera a gas, e buona parte delle strutture del campo stesso. Resta in piedi solo parte della stazione ferroviaria come scalo merci e una casetta adibita a fattoria che viene consegnata a una guardia ucraina che dovrà fingere di essere un contadino. Bisogna dimenticarsi del nome Sobibor. Non è mai esistita Sobibor. Queste sono le nuove direttive di Hitler. Non c'è mai stato un campo, non è mai accaduto nulla, soprattutto non c'è stata nessuna fuga di prigionieri. Tutto deve andare avanti come al solito. Sasha Pečerski sopravviverà alla guerra. È lui, assieme a un'altra cinquantina di sopravvissuti, a raccontare, quando tutto sarà finito, quello che è avvenuto a Sobibor. Sarà lui a informare i ricercatori di andare a scavare lì dove c'era Sobibor. E a poco, nel giro dei decenni successivi, i ricercatori, anche quelli israeliani dell'Istituto Yad Vashem, troveranno le tracce di Sobibor, troveranno le fondamenta di quello che era il locale docce, la camera gas, troveranno le fondamenta del forno crematorio, troveranno le tracce del campo minato, troveranno i pali su cui si reggevano le palafitte degli alloggi dell'SS. Troveranno molto. La grande bugia di Sobibor, la grande negazione della realtà, diventa in pubblico dominio. Così si massacrava, così uccidevano là dentro, così funzionava la macchina dei massacri nazisti. Grazie anche a Sasha Pečerski, che oggi conosciamo tutti gli orrori dell'Olocausto, orrori che sono stati negati, e che ancora oggi purtroppo vengono negati da tanti. Non si sa perché, forse per motivi ideologici, forse per stupidità. Hannah Arendt, che scrisse del processo ad Adolf Eichmann a Gerusalemme, definì Eichmann e tutta la sua macchina la banalità del male, perché i massacratori erano gente comune. Era gente che magari prima della guerra faceva l'impiegato postale, oppure faceva il macellaio, o faceva il piccolo burocrate
di provincia o in un comune o il postino o il lattaio. Gli ebrei, gli zingari, i polacchi, i russi, gli omosessuali, i massoni, gli oppositori politici non vennero uccisi da dei mostri, da della gente deforme, gente di cui solo sguardo avrebbe potuto incutere terrore. No, erano stati uccisi dall'uomo qualunque, da gente che se avessimo incontrato per la strada non avremmo riconosciuto. E questa è la banalità del male. Il male che si manifesta nella maniera più odiosa, più cattiva, attraverso l'opera di gente qualunque. Il massacratore al volto anonimo di Adolf Eichmann, o di Franz Reichlaner, o di Johann Niemann, o di tanti come loro. E questa è la cosa più sconvolgente. Lo conferma anche Sacha Pechersky. I massacratori di Sobibor erano cattivi, godevano nel far del male, nel frustare la gente, nell'ucciderla in maniera anche piuttosto sadica. Ma erano gente comune e se ne sono accorti anche i partigiani titini, coloro i quali nel 1944 riusciranno a mettere le mani su Franz Reichlaner, nel frattempo trasferito alla reggenza del Quarnaro, per combattere proprio i partigiani. Viene catturato l'ufficiale della SS e viene fucilato come criminale di guerra. Solo dopo la guerra si saprà che non era solo un ufficiale di polizia, era uno dei boia di Sobibor, un nome che doveva essere dimenticato e che per fortuna è tornato non a spaventare i nostri soldi, ma a farci capire le origini del male e quanto a volte si debba avere coraggio anche per affrontare il male nella sua forma più banale, ma anche più bestiale. Uno dei guardiani di Sobibor, Karl Frenzel, era riuscito tra l'altro a scappare a un certo punto, è stato uno di tanti massacratori che si era finto un soldato della Wehrmacht sbandato. E anche perché per tanto tempo, soprattutto i sottufficiali non sono stati tenuti in grande considerazione, c'era una grande caccia ai maggiori responsabili del massacro, dell'olocausto, ma dei cosiddetti pesci piccoli non si occupava nessuno. Finché a un certo punto viene riconosciuto proprio da alcune delle vittime sopravvissute, negli anni 60, viene arrestato, condannato all'ergastolo nel 65. E viene liberato solo a metà anni 80 perché ormai era gravemente malato e morto poco tempo dopo in ospedale. Ma anche questa è una delle tante sfaccettature dell'Olocausto che noi abbiamo colto: il fatto che per lungo tempo i massacratori sono rimasti in mezzo a noi, non solo per la famosa banalità del male, ma anche perché non li cercava nessuno. E loro stessi avevano cercato di mescolarsi alla società civile. Se pensiamo che addirittura in Germania per tanti anni è stata attiva un'associazione chiamata FIAC, che era praticamente un'associazione di reduci, ma non reduci dell'esercito, cioè dell'Heer, della Kriegsmarine, della Luftwaffe, no, erano reduci delle Waffen-SS o addirittura delle Totenkopfverbande, cioè dei reparti che sorvegliavano i campi di concentramento e questi non facevano altro che promuovere una campagna politica per paragonarsi a chi aveva combattuto davvero. Avevano usato una parola d'ordine che era il cameratismo, chiamavano tutti camerata, anche se in realtà loro non avevano mai combattuto su un campo di battaglia. Avevano ucciso a sangue freddo della gente inerme. E questo è andato avanti fino al 1992, quando lo Chiage si è sciolto. Pensiamo per quanti anni è durato. E ancora oggi, purtroppo, non solo in Germania, ma in giro per il mondo, ci sono tante persone che negano la storicità dell'Olocausto, la tragicità dell'Olocausto, tutto quello che è avvenuto, lo negano.
per loro non sono mai esistite le camere a gas, non sono mai esistiti i forni crematori, non c'è mai stata una volontà reale di uccidere, di sterminare un popolo, anzi non solo un popolo, più popoli, perché se pensiamo che nei calcoli fatti dallo Yad Vashem, ma non solo, da tanti storici, si può calcolare all'incirca 14 milioni di persone morte tra campi di concentramento, campi di sterminio, Einsatzgruppen e altre attività dell'SS. Di questi 14 milioni sappiamo che circa 6 milioni sono ebrei, poi ci sono russi, polacchi, rom, sinti e via di scorrendo. Quindi è stato un vero massacro, e ribadisco, non sui campi di battaglia, quello purtroppo fa parte della guerra, no, massacro distante dai campi di battaglia e perpetrato apposta per eliminare dalla faccia della terra intere etnie. Questo io lo trovo aberrante, e è ancora più aberrante pensare che oggi ci sono delle persone che negano tutto ciò. Non so il perché, ma lascia che te lo dica, mi fanno schifo. Per una volta concedimi questo giudizio.